È arrivato Renzi, vedi, l'abbiamo chiamato. Signori, buonasera. Buonasera a tutti quanti. Meno male che ci sono io questa sera a ravvivare un po' non solo la politica, ma anche la serata. Scusate, scusate, io sinceramente questa sera sono veramente contento di essere qui. Ma scusate, io volevo parlare dopo l'applauso del pubblico, ma mi sembra di capire, Floris, che non c'è l'applauso del pubblico, vero? Non c'è l'applauso del pubblico, lo so, ma io mi sento più a mio agio, perché senza pubblico mi sembra di stare ai comizi di Italia Viva, ecco, diciamo così, dico la verità. Io comunque questa sera sono qui per dire e salutare anche i miei elettori che sono talmente così pochi che li hanno fatti diventare patrimonio mondiale dell'UNESCO. Mi raccomando, speriamo che non se ne vada via ancora qualcuno, perché sennò altro che Italia Viva, la chiamiamo Italia Morta. Tra l'altro questa mattina ho fatto commissionare un sondaggio e praticamente è uscito fuori che se si andasse al voto domani praticamente prende più voti il cantante mascherato che il sottoscritto, quindi figuriamoci. The first reaction, shock, shock because je suis l'animateur. Buonasera Sileri, buonasera, come va? Sì. Tutto a posto? Ma senta un po', ma questa variante del virus non la preoccupa? Mi dica la verità, perché a me mi preoccupa veramente tantissimo. Questo virus sta mutando più che a Mastella, veramente. Ora vorrei dirle una cosa, ma lei l'ha fatto il vaccino? L'ha fatto? No. No, no, non sto parlando per il Covid, contro il PD, mi raccomando lo faccia e soprattutto faccia anche un richiamino che non si sa mai. Poi tra l'altro, visto che lei è anche medico, io volevo chiederle un consulto. Siccome ho certi bruciori di stomaco, no? Al posto di un farmaco, magari, forse non è meglio che io smetta di parlare con Giuseppe Conti, magari mi passa, forse è meglio, ma chi lo sa, non so. Allora, Renata, ciao, come va? Tutto a posto? Sì, tutto sì. Ok? Oh, ci diamo del tu, eh? Noi siamo in confidenza, diciamo. Pensa che io volevo entrare salutandoti. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao. Devo essere sincero. Guarda, ma lo sai che da quando te ne sei andata da Forza Italia, tutti bene. Berlusconi mi si è intristito. Davvero? Mi si è intristito, non ride neanche più guardando le vecchie puntate del drive-in. Lo so, guarda, è colpa di questo virus, ve lo dico sinceramente, questo virus ci sta preoccupando tantissimo, soprattutto Ettore Rosato, lui tiene le porte chiuse della nostra sede di Italia Viva in Via Colonna perché è fissato con l'igiene, c'ha paura che entra Polverini, allora c'ha proprio paura tantissima così. Comunque signori, voi ce l'avete con il sottoscritto perché ho creato questa crisi di governo, signori, ma noi andiamo verso il miglioramento, si sta prendo tutto. Questa mattina ad esempio ho incontrato Zingaretti e gli ho capito che avevano riaperto i musei, quindi sto tranquillo, diciamo. E poi diciamo la verità, questa crisi di governo ha fermato l'uscita del libro autobiografico di Rocco Casalino. Cioè il popolo italiano mi dovrebbe ringraziare tutto, e non solo il popolo, anche Conte, così evita di leggerglielo, così siamo a posto. Ma adesso detto questo, io vi voglio dire che ho la soluzione a questa crisi di governo, ma soprattutto la soluzione ai tagli della politica. E questa soluzione, sapete qual è? È in tre parole: Maria Elena Boschi. Maria Elena Boschi, io la farò Presidente del Consiglio, tra l'altro primo Presidente donna, Presidente del Senato e della Camera, e ci aggiungo anche Presidente della Repubblica, signori, 4 al costo di 1, ma dove la trovate un'offerta così? Ma neanche alla Lidl la trovate. Ora vi saluto, l'animatore se ne va, me ne devo andare perché devo fare una telefonata importantissima al Presidente Mattarella, dove mi proporrò come presentatore del Festival di Sanremo, signori. Questa è un'esclusiva, scrivetelo. Voi vi chiederete, ma come mai mi sono proposto? Perché io sono abituato a parlare alle platee vuote. Ottimismo, signori! Saluti! Buonasera Claudio a tutti Lauretta, quanti. Fa Matteo Renzi. Grazie, per buonasera, noi. Buonasera. Cartello 1 con Cita.